Buonasera a tutti e a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero bene. Dai, che siamo arrivati anche a Natale 2022. Manca praticamente poco, pochissimo. Avete già fatto tutti i regali di Natale? Siete all'ultimo, l'ultimo corsa al regalo? Fatemi sapere che sono curiosa. Detto questo, prima di passare al tutorial, voglio ringraziare e augurare a tutti gli iscritti al canale, dal primo all'ultimo. Voglio per prima cosa ringraziare appunto per seguirmi e per esservi iscritti al canale. Siete oltre 9.000, quindi siete tanti e veramente vi ringrazio per la fiducia, vi ringrazio per i complimenti, vi ringrazio per quello che mi scrivete in privato, per tutti i messaggi che mi scrivete. Veramente grazie, grazie di cuore. Detto questo, vi auguro a tutti quanti un sereno Natale, che possiate passarlo serenamente appunto con le vostre famiglie, i vostri amici, le persone a cui tenete. Vi auguro quindi un sereno Natale e un super 2023. Detto questo, passiamo al tutorial, ultimo tutorial del 2022. Cosa andremo a realizzare? Andremo a realizzare insieme una collana fantasia natalizia. Cos'è? Semplicissima. Come vi farò vedere appunto, mi avvicino, come vi farò vedere nel tutorial, è una semplice collana fatta con l'uncinetto e semplicissime catenelle, dove mi sono letteralmente sbizzarrita con le perline, che qui potete vedere, ci sono perline bianche, perline verdi e perline rosse. Ho usato due misure, quelle da 4 e quelle da 6 mm, e le ho praticamente mischiate tra di loro. Ho fatto proprio una fantasia, proprio per questo il nome, dove ho messo perline grandi, piccole insieme, messe tutte vicine, lasciate un po' di spazi, come vedete qua ci sono un po' di catenelle, e poi ho usato i vari charms che vedrete poi appunto nell'elenco materiale. Ma per concludere il tutto, non ho fatto una semplice collana classica, ho usato una chiusura particolare, quella a barra T, diciamo così, dove io si può tranquillamente fare una chiusura semplice, quindi andate qui e la chiudete come si fa solitamente, ma io ho voluto sfruttare anche la chiusura e quindi sono andata a fare altre due catenine, diciamo così, sempre con charms e il filato. Ovviamente ho usato il filato rosso che fa proprio Natale, e alla fine ho inserito anche il pupazzo di neve di qualche tutorial fa che vi avevo fatto vedere. Se non l'avete ancora visto, vi lascio qui sopra il link per andare a vedere come realizzarlo, molto molto semplice. Quindi ho utilizzato la chiusura per farlo diventare un elemento in più. Quindi non sarà nascosto, ma sarà messo in primo piano, perché appunto io l'ho fatta di una certa lunghezza, quindi ho fatto doppio giro, e in più vedrete, io quando la lascerò sarà sotto qui e diventerà appunto anche un ciondolo, quindi collana con ciondolo utilizzando la chiusura. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al tutorial. Come sempre, dubbi, domande, richieste, qualcosa non è chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, continuate a seguirmi su Instagram, così non perderete le news, le prime cosine che metto sono sempre sempre su Instagram. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, tantissimi pollicini all'insù e condividete il video più non posso, perché come vi ho detto, a voi non costa nulla, ma per me è molto importante per farmi conoscere. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio e vi auguro dal profondo del mio cuore un meraviglioso Natale e un super 2023. Ci vediamo fra un po' di tempo. Un bacione, ciao al 2023! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci serviranno un po' di perline. I colori che domineranno la nostra collana saranno il bianco, il rosso e il verde, ma avranno anche diverse grandezze, cioè 4 mm oppure 6 mm come grandezze. Vedete, queste da 4 e queste invece sono da 6 mm. Quindi sbizzarritevi con i colori, però appunto io opto per i colori del Natale, quindi il bianco, il rosso e il verde nelle varie sfumature. Poi utilizzerò questo filato rosso di Fileforme. La tipologia è Sorrento Strong e il codice è il 99028. Guardate che rosso Natale meraviglioso che è. Poi serviranno dei charms, ovviamente sempre stile natalizio. Poi una chiusura, io utilizzerò questa chiusura a T, che appunto avrà una
un cerchietto e poi ci sarà la parte appunto a forma di barretta che si andrà ad incastrare. Poi servirà un ago in filaperle, un uncinetto, io utilizzerò questo da 1,50, ed infine la colla per bigiotteria. Ah, e ovviamente una forbice. Per primissima cosa dobbiamo andare a decidere come andare ad inserire le perle, o meglio la sequenza da seguire, se mettere prima le bianche, le rosse insieme, le verdi insieme, oppure fare un mix. Io sicuramente alternerò un po' di bianche, grandi e piccole, altrettanto le rosse e anche le verdi, e poi le mischierò assieme. E in più nel vari mix metterò anche i vari charms. Ovviamente mi terrò giusto 2-3 charms, quelli un po' più grandini, per la fine, e li tengo fuori da questo inserimento che adesso andremo a fare. Ecco qua, ho finalmente inserito tutte le perline come volevo io. Come potete vedere sono in una fantasia, diciamo così, sono un mix. Ci sono quelle bianche piccoline, quelle un po' più grandi sempre bianche, poi nel frattempo ho messo anche i vari charms, poi quindi verde scuro, verde più chiaro, perlina più grande, poi qui abbiamo alternato la perlina bianca piccola con quella grande, poi sono passata, ho messo il charms, perline più grandi rosse, charms, perline più piccoline rosse, e poi vedete via via così di conseguenza. Ovviamente questa è a piacimento, nel senso sono a mio gusto, voi potete tranquillamente farli anche semplicemente tutti alternati così, potete metterli anche qua, vedete, grandi piccoli insieme, alternandoli, veramente potete sbizzarrirvi. Io ovviamente adesso partirò facendo l'inserimento della T con della chiusura, e ovviamente non farò una semplice catenella, o meglio farò una catenella però non dello stesso ritmo, quindi non è che andrò a fare una catenella e inserisco la perlina, una catenella e inserisco la perlina. Anche qui ci sarà altra fantasia, quindi può essere che queste qua le metto assieme di conseguenza, quindi una catenella, una perlina, una catenella, una perlina, oppure può essere anche che farò un po' di catenelle senza mettere perline e via così. Veramente è una collana fantasia di Natale, in tutto e per tutto. Quindi adesso iniziamo con la base, e quindi partendo a inserendo la chiusura. Per prima cosa andiamo a fare il nostro solito punto. E ci siamo. Adesso prendiamo la barra della chiusura, ci inseriamo dentro e portiamo verso fuori il filo in questa maniera qui, vedete, e facciamo una maglia bassa, quindi prendo un filo, lo porto così e poi vado a chiudere e tiro bene. Ok, da qui adesso iniziamo con le catenelle, quindi ne farò 5. Ok, ne ho fatte 5 e adesso vado a inserire la prima perlina. In questo caso qui, con queste verdi, inserimento perlina, una catenella, una perlina, una catenella e una perlina, fino a finire le verdi. Ok, e qua vado a inserire l'ultima perlina verde, vedete, faccio un'altra catenella e quindi siamo così. Adesso ho fatto una catenella, ne faccio altre 4 e vado a inserire il primo charms. E anche qui facciamo una catenella, vedete, mi ritrovo così, faccio altre 3 catenelle . Faccio l'inserimento della perlina, ok, e qui faccio 2 catenelle, una
e poi alterno ovviamente le perline, quindi qua perlina rossa, 2 catenelle, perlina, 2 catenelle e via. Ok, ho fatto anche questa parte così e adesso continuiamo, facciamo 7 catenelle. Ok, ho fatto le 7 catenelle e adesso come prima andiamo a metterci il charms. E adesso facciamo altre 5 catenelle, dai. E quindi ci ritroviamo così. E adesso continuiamo. Inserirò queste piccole perline, ogni perlina una catenella, e poi invece queste qua, queste un po' più grandi, ogni perlina e 2 catenelle. Ho inserito anche l'ultimo cristallo, quello più grande, vedete? Ogni 2 catenelle. Ho fatto 2 catenelle e vado quindi a inserirmi con lo charms. E facciamo 2 catenelle. E adesso faccio 10 catenelle vuote. Ok, e andrò a inserire queste perline rosse mettendo adesso la perlina, poi faccio una catenella vuota, perlina, catenella vuota e così via fino alla fine. Ok, ho inserito l'ultima perlina, l'ho bloccata, faccio 3 catenelle e vado a inserire il pupazzetto. Ecco fatto, e facciamo altre 3 catenelle. Adesso queste 3 invece perline le andrò a inserire tutte attaccate, nel senso non farò spazi, ogni perlina verrà bloccata. Ok, fatto, messa dentro una, mettiamo dentro l'altra. Vedete? E così facciamo anche per le altre. Ed ecco fatto. E adesso faccio altre 5 catenelle per distanziare il tutto. Le prossime perline che dovremo andare a inserire, come potete vedere, sono quelle un po' più grandi. Quindi adesso che ho fatto appunto le catenelle, andremo a inserire le perline. A ogni perlina darò 2 spazi, quindi perlina, 2 catenelle, perlina, 2 catenelle. Arrivata qui farò appunto perlina, 2 catenelle, charms, 2 catenelle e di nuovo perlina e via così fino a finire questo blocco di perline più grandi. Ho terminato di inserire le perline un po' più grandi, ho intervallate ogni 2, qui ho fatto altri 2 catenelle, faccio una terza, inserisco il charms e qui andrò a metterle invece attaccate queste 3, faccio 3 catenelle e adesso vado a mettere questa. Mi inserisco anche con quest'altra qua. Ovviamente dovete tenere lo spazio in modo che non si accavallino, mi raccomando. Quindi in questo caso i punti, come potete vedere, sono un po' più grandi. Ed ecco fatto. E intanto mi prendo un po' di spazio perché questo lavoro mangia tantissimo, tantissimo filo. Mi raccomando, la solita raccomandazione è non tirate troppo il filo, lasciatelo morbido in modo tale che appunto non si faccia su e si arrotoli il tutto.
Bene, una volta che abbiamo inserito questo, andiamo a... Vedete, dopo abbiamo questi qua verdi, quindi vado a fare 3 catenelle e nuovamente li andrò a mettere vicini. Quindi non farò nessuna catenella tra una perlina e l'altra, quindi. Ed ecco fatto, ho inserito, come vi ho detto, senza lasciare spazi, i cristalli, quelli verdi. Adesso dobbiamo andare a mettere il charms, quindi faccio 2 catenelle, vado appunto a inserire il charms, lo giriamo e facciamo altre 2 catenelle. Ed ecco fatto. Qui abbiamo... quasi la bandiera d'Italia, diciamo così, proprio i 3 colori che dominano il Natale, e andrò a metterli mettendo perlina, una catenella, perlina, una catenella e via. Quindi lo spazio tra di loro sarà una catenella, fino all'arrivo del prossimo charms. Anche qui invece andiamo a mettere 3 catenelle. E inseriamo il charms. Ok, qua adesso andiamo a fare 4 catenelle. E andrò a fare tutte queste perline, quelle rosse, tutte vicine tra di loro, intervallandomi più o meno a metà. Quindi ne faccio 7, tutte vicine. Farò 4-5 catenelle e dopo di nuovo vicine anche le altre. Adesso faccio 4 catenelle e ripeto la stessa identica cosa con queste altre perline rimaste. Ecco fatto, ho finito anche l'altra seconda parte. Adesso dobbiamo andare a inserire il charms, quindi faccio 4 catenelle, inserisco il charms e qui ne facciamo altrettante 4. Ecco fatto. Adesso queste qua invece le intervallerò, ogni perlina 2 catenelle. Anche qui altre 2 catenelle, vado a inserire il charms, tiriamo bene, facciamo 3 catenelle. Adesso andrò a inserire queste perline qua e andrò a intervallarle con 2 catenelle. Ok, adesso faccio 4 catenelle e poi andrò a inserire questi cristalli qui, tra essi lo spazio sarà di una catenella. Ok, ho fatto una catenella, adesso vado a prendere il charms, lo vado a bloccare. E faccio 2 catenelle, una e 2. E adesso farò di queste perline qui una perlina, una catenella, una perlina, una catenella fino alla fine. Ho finito di inserire i cristalli, faccio una catenina, una catenella, metto il charms. Faccio 5 catenelle e adesso andrò a inserire questi 5 cristalli mettendoli un cristallo, 2 catenelle, un cristallo, 2 catenelle. Anche qui faccio 2 catenelle, metto il charms.
E adesso facciamo 3 catenelle e concludiamo il tutto mettendo le perline senza nessuna catenella tra loro. Quindi andrò a mettere andrò a prendere il cristallo e poi avvicinerò l'altro senza spazi. E andiamo a inserire l'ultimo. Ecco fatto. Adesso faccio 4 catenelle, anzi 5. Ho fatto le 5 catenelle e adesso andiamo a inserirci nella chiusura. Quindi mi infilo in questa maniera qui. Prendo il filato, lo porto fuori così e faccio una maglia bassissima. Rientro dentro al punto, diciamo al forello, al foro, porto fuori di nuovo come prima il filato e anche qui faccio una maglia bassissima. Tiro bene, tiro il filo e vado a tagliare il filo in eccesso. Poi tenetelo un po' più lunghetto il filo in modo tale che andremo a fare magari il nodino di sicurezza successivamente. Io di solito poi mi vado a infilare nella catenella e poi metterò appunto la colla. Per cui per ora la nostra collana è terminata. Potete anche finirla così se volete, però vedete è molto molto fantasiosa, proprio per questo l'ho chiamata appunto collana fantasia di Natale, perché non ha un vero ritmo, glielo date voi, sia la distanza, il tipo di punti, il quantitativo, il tipo di perline, insomma veramente potete sbizzarrirvi. Come potete vedere è bella lunga e quindi sarà un doppio giro, potete farla più corta o addirittura ancora più lunga, sbizzaritevi come sempre, io vi do l'idea e voi poi potete fare a vostro piacimento. Ma non è finita qui, perché adesso andremo a lavorare su questa pallina qui. Come vi ho detto, a questo punto la collana sarebbe anche terminata, ma perché appunto vedete andiamo a inserire e la chiusura sarebbe così. Invece io voglio fare un passo oltre, e cioè andare a mettere un abbellimento sempre alla chiusura, in modo tale che questa chiusura qua non verrà nascosta, ma sarà, diciamo, una parte principale della collana. Quindi andremo adesso a abbellire questa parte qui. E come faremo? Io mi sono già presa avanti e ho inserito un po' di perline, le stesse appunto che abbiamo utilizzato per la collana. Non ne servono tante, perché appunto andremo a dividere in due e faremo due fili che scendono, lavorati sempre all'uncinetto. E poi ho scelto i due charms da mettere nella parte finale, che sono questi qua, e in più andrò ad aggiungere anche alla fine di tutto questo pupazzo di neve che avevo fatto il tutorial qualche tutorial fa. Se non lo avete ancora visto, vi lascio qui sopra il link per vedere come realizzarlo, e quindi andrò a inserire anche questo nella collana. Iniziamo quindi il lavoro con il solito punto iniziale. Ok, adesso prendo la chiusura, mi inserisco dentro così come abbiamo spesso e volentieri abbiamo fatto insieme, porto in qua, vedete, porto in fuori il punto, passo e faccio un punto bassissimo, questo lo tiro e da qui iniziamo, faccio 2-3 catenelle. Ok, e poi vado come prima a inserire le perline un po' a fantasia.
mi allungo, taglio, prendo un po' di filo e lo taglio. Con questo filo tagliato mi inserisco dentro, ups, mi inserisco dentro e porto, come abbiamo fatto prima, in fuori il filo. Ok. L'ho tagliato per il semplice fatto che comunque andavamo a chiudere, quindi faccio una maglia bassissima, rifaccio la stessa identica cosa, lo riporto in fuori, ok, e faccio una maglia bassissima nuovamente e poi tiro bene. Poi andremo a fare appunto, magari faccio come sempre il passaggio dentro qualche punto precedente, metto la colla e l'abbiamo terminato. Stessa identica cosa di fantasia, andiamo a farlo anche per quest'altra parte qui. Quindi anche in questo caso ci andiamo a inserire nel tondo qua sotto, facciamo i punti con fantasia come vogliamo farli, come vi piace più a voi, e andiamo a chiudere il tutto appunto con il charms, come abbiamo fatto adesso. Io farò una catenina, diciamo così, un pochino più lunga di questa. Ci vediamo una volta finito il lavoro. Questo è il risultato. Io ovviamente ho messo due, diciamo, due fili, ma voi potete metterne anche di più. Come potete vedere, uno è più lungo e l'altro è più corto. Adesso andiamo a concludere il tutto inserendo appunto il pupazzo di neve. Lo metterò in mezzo e lo andrò a inserire con un anellino da 6 mm e più ci aggiungerò anche un campanellino, così farà molto molto Natale. Ovviamente mi aiuterò con l'aiuto della pinza conica per aprire e poi andremo a agganciare il tutto. Vado ad aprire in questo modo, inserisco il campanellino. Andiamo a richiudere bene il campanellino, è qui, siamo pronti. Adesso andiamo a aprire l'anellino e andiamo a inserirlo. Ci inseriamo qui, questo lo appoggiamo bene qua e ci andiamo a inserire in mezzo. Chiudiamo bene il tutto. Ed ecco fatto. La nostra collana è terminata. Vedete? Andremo a inserire così la chiusura. In questo caso andremo a fare uno o due giri e avremo una collana anche come ciondolo. Io spero che l'idea di questa collana fantasia di Natale vi sia piaciuta. Come potete vedere, è veramente molto fantasiosa. Io vi ho fatto vedere un procedimento che ho voluto io realizzare, ma ciò non toglie, come vi ho già detto, che potete tranquillamente utilizzare perline di altri colori, solo di un colore. Ovviamente anche altri filati, potete evitare di mettere i charms, così potete anche metterli insieme con degli anellini, potete farli di una stessa ritmicità, insomma veramente potete sbizzarrirvi con gli spazi, con i colori, con tutto. Io l'ho fatta così perché proprio era un'idea mia che volevo dare un'idea di gioia e di allegria, e secondo me questa collana rispecchia tantissimo questo periodo di Natale, e la cosa che mi piacerà di più è soprattutto questo, perché vedete, una volta messa abbiamo comunque anche un bel diciamo ciondolone oltre che collana, ecco. Io quindi spero che l'idea vi sia piaciuta e spero che sia tutto chiaro. Come sempre però, per dubbi, domande, richieste, qualcosa appunto non fosse chiaro, potete scrivermi qui sotto, sempre qui sotto troverete vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, tantissimi tantissimi pollicini all'insù, condividetelo in tutti i vostri social, perché a voi non costa nulla, ma per me invece è molto importante per farmi conoscere. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi auguro delle felicissime e serenissime vacanze di Natale. Un bacione a voi e a tutti i vostri familiari. Auguri!